Guardiana del Reggimento Immortale. C'è Tatiana, che è la coordinatrice del Reggimento Immortale, c'è Ludmilla della comunità russa. Quest'anno non avviene come gli altri, ma l'Ampi ha fatto recapitare una corona per i caduti che hanno combattuto con i nostri partigiani. Siamo qui oggi con lo striscione del Reggimento Immortale e quello della Brigata Garibaldi Immortale, perché anche noi qui in Italia abbiamo degli immortali anche noi. Il popolo russo ha avuto circa 26 milioni di morti e questo non possiamo dimenticarlo, perché vedete, se si considerasse quelli che abbiamo avuto noi, e noi ne abbiamo avuto uno ogni 85 italiani circa, i russi ne hanno avuto uno ogni 5 russi. Provate a immaginare un condominio, un morto, un altro condominio, 7-8 volte, è una cosa pazzesca. Pretendere che il popolo russo non ricordi, c'è qualcuno che dice, ma non può essere così. Non può essere così. E noi che ricordiamo la memoria dei nostri, che sulle montagne, vedete, i russi hanno avuto il coraggio e hanno avuto l'amore di stare anche sulle montagne con i nostri. Si mangiavano radici, perché non c'erano neanche le patate. Mentre i fascisti ritornavano in camerata, la sera avevano una scodella di minestra e un pezzo di pane. Guardate che in inverno è una differenza grandissima, è una differenza grandissima. Io voglio solo fermarmi qui, però voglio dire che ringrazio la Tatiana del Reggimento, perché in questi giorni abbiamo avuto qualche problemino. E poi voglio darvi anche un avviso, se venendo via da qui ci fosse qualche giornalista che va in cerca di qualche sensazionalismo, non cadiamoci dentro. Se chiedesse, ma adesso i russi come si trovano in Italia per continuare a vivere in pace e per continuare a starci e a lavorarci in pace? Questa è la risposta che bisogna dare, perché c'è qualcuno che ci vuole giocare dentro, e noi abbiamo il dovere di non cascarci dentro. Dico noi, perché anche gli italiani cascano dentro e fanno dichiarazioni di fuoco, fanno dichiarazioni infiammabili. Non ci serve la benzina adesso, con la guerra che è in corso, con l'operazione speciale, non ci serve la benzina. Anche perché il mondo si sta incamminando verso, diciamo, una direzione che potrebbe essere anche quella fatale, una volta per tutte. Volevo dirvi che noi, come Brigata Garibaldi Immortale, siamo qui da qualche anno, abbiamo sfilato anche con Semyon Kantor, di cui ringrazio Goski di averci portato il saluto anche oggi, il nostro veterano Semyon Kantor. Non troppo forte, ma per il nostro veterano Semyon Kantor, urrà! 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 Adesso passo la parola a Tatiana, ringraziandola per la collaborazione. Lei è coorganizzatrice, lei è la prima, noi veniamo dopo. Oggi è la giornata della vita. Prima volta che uso altoparlante, sarò breve. Vi ringrazio tutti che siete venuti oggi, perché il giorno della vittoria per noi è molto importante. Ringrazio le persone che mi hanno aiutato, perché quando mi chiedono come allora hai fatto il Reggimento Immortale, io dico noi abbiamo fatto, perché
non sono unica che faccio anche lavori organizzativi, preparativi. Grazie a Людмила Лазарева, grazie a Татьяна Чувельова, grazie a Бригада Гарибальди Мортале e grazie a tutti voi. E per noi è importante ricordare che la bandiera della vittoria a Berlino ha messo il soldato sovietico. Non dimentichiamo mai. Siamo qua tutti insieme oggi qui. Chi vi ricordate, nonostante tutte le peripezie politiche, ricordate che l'Italia è stata liberata e anche con aiuto dei sovietici. 5.000 sovietici che sono trovati qua, sul territorio italiano, soprattutto il nord del territorio italiano, hanno combattuto con partigiani. E voi ricordate dopo 77 anni questo loro eroismo. 800 di loro hanno lasciato la loro vita e 8 di questi sono dietro di noi. E ringrazio tutti e vorrei correggere un po' Luigi perché erano tutti sovietici. Più di 100 nazioni in Russia, sovietica, sono russi, ucraini, Тартари, белорусы, они фамилия белоруса, а первые чинкуе свои мебри. И фамилия, имагинация, за белорусы era tutta distrutta. И noi vogliamo bene ai nostri fratelli ucraini. Questo è la, questa la, il ricordo di nostri soldati sovietici, i partigiani che hanno combattuto con nazifascismo, ricordiamo questo. E noi siamo tutti per la pace, finiscono tutte le guerre, però la memoria non possiamo cancellare. La memoria di nostri nonni, bisnonni, zii, tutti quelli che hanno combattuto nel secolo, XX secolo. E io qua rappresento la comunità della Lombardia. Qua noi abbiamo rappresentanti di associazione di Roma, Natalia Переславцева. Abbiamo qua, e adesso vorrei invitare qui per favore Elena Tukshumskaya, Unità e Udine, consulato onorario. Здравствуйте всем, buongiorno a tutti, amici, amiche, друзья. Вы знаете, для нас из Удине приезжать сюда в Милан, это уже традиция. Per noi da Udine venire qua a Milano, in questo luogo, oramai è diventata una tradizione. Вы знаете, я сегодня ехала и думала, такая свободная дорога. Вот Господь ведет, вы знаете. И сейчас мне очень приятно видеть всех вас здесь. И самое главное, видеть наших итальянских друзей рядом с нами. Ди традиционно, как говорят. Вы sapete anche io... Per molti anni vengo qua, per noi da Udine oramai è diventata una tradizione trovarsi qua in questo luogo ogni anno. Venendo qua io vedevo la strada libera, senza traffico, e dicevo tra me e me, Dio ci guida, no? E soprattutto, specialmente a me, mi rincuora molto vederci numerosi accanto, come sempre, ai nostri amici italiani. Grazie. Дорогие друзья, горячий привет от Риги, которые в этом году тоже решили приехать и почтить память павших солдат. Что сказать? Естественно, нас объединяет боль, потери близких. Каждый знает, как выживала семья в период Второй мировой войны. И мы все хотим одного. Чтобы не началась та третья, которая покончит с живым миром,
на нашей земле. Надо каждому бороться за мир. За мир справедливый и за мир, который объединяет, а не разделяет людей. Извините, по-итальянски мне так не удастся повторить, но я хочу сказать. Allora siamo venuti qui per unirsi e ricordando la fine della seconda guerra mondiale, fare tutto che non succede la terza, che finisce il mondo e con tutto che vive sulla terra. Allora, la nostra unione è veramente una cosa bellissima e tutti vogliono che la guerra finisca e veramente pace sulla nostra terra rimanerà per i secoli dei secoli. Grazie. Тоже небольшой привет из Швейцарии. Вы знаете, что здесь присутствует. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Мы маленькая организация Швейцарии, которые поехали сюда. Лично я с моим сыном первый раз сюда приехали. Я так счастлива, мне немножко тяжело говорить, мне хочется плакать от того, что я вижу вот так вот нас всех вместе тут. Для меня нет разницы, там Швейцария, Италия, Россия, давно мы тут живем. Мне вот кажется, что вот как мы когда-то в СССР вот так вот все вместе стоим, нету национальности, нету ругани. Мы с Кавказа вообще, я с Кавказа, там есть Кавказа. У нас там вообще такого, ну нету разницы. Я так счастлива, что мы здесь. Москва! Allora, noi siamo venuti dalla Svizzera, io per prima volta sono qua. Per prima volta sono arrivata qua e portato qua mio figlio. Sono talmente orgogliosa di vedere anche, felicissima di vedere tutti voi, tutti anche i nostri bambini. Sono questa nostra memoria, poi a portare avanti la memoria di quello che hanno fatto i nostri nonni. Noi una volta eravamo un unico popolo, non c'erano diversità di nazioni. E così il mio obiettivo, quello che cerco di fare anche io con la nostra associazione in Svizzera, noi riuniamo tutti, adesso, nonostante tutti i casini che ci sono nel mondo, noi abbiamo creato la nostra piccola realtà dove viviamo così come eravamo nei vecchi tempi di URSS. Sono molto, molto, molto emozionata di vedervi. Grazie. Grazie. Дорогие друзья, сейчас по традиции мы пройдем к памятнику партизан, итальянских партизан, возложим цветы там, и наши друзья из Швейцарии подготовили небольшой поэтический подарок. Cari amici, adesso, come la tradizione, ci spostiamo nel campo dei partigiani, anche là mettiamo i fiori ai caduti, ricorderemo anche loro, e poi i nostri amici della Svizzera diranno una piccola poesia in russo, quindi paradice. Un attimo Gorky. Всем здравствуйте, Роман Горский, пресса, представитель КПРФ Италии. На самом деле очень приятно. Ты, Артем, еще не самый высокий. Как уже сказала женщина из Италии до меня. Слышно, да? Как уже сказала женщина до меня, у нас сегодня с вами нет никакой национальности, никакой политической принадлежности. Мы с вами сегодня чтим память наших дедов, отцов, прадедов. Это наши герои. И именно они, а не кто другой, никакое министерство культуры других стран не могут переписывать никакую историю. Наша история написана кровью советского солдата. Армянин, дагестанец, русский, белорусский и все остальные 130 народов, которые составляют Советский Союз. Сегодня мы потомки этих героев, и мы чтим именно
этих героев. Это наши деды, отцы, прадеды. Они одержали великую победу в 45-м. И мы сегодня им отдаем честь, отвагу, посвящаем праздник. И самое главное, что мы продолжаем писать их историю и передаем их подвиг другим поколениям. Ваше присутствие сегодня – подтверждение того, что русский человек вместе с итальянским сегодня в Италии не забывает историю и не поддается никакой переписью этой истории. Эта история написана нашими соотечественниками и сегодня вместе с итальянскими партизанами. Поэтому за нашу великую победу! Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Всем спасибо за присутствие! От Катюши передай привет, и бойцу на дальнем пограничье, от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку красную, пусть услышит, как она поет, пусть он землю сбережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша бережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona un sospiro, nella notte offrendo un mistero le stelle, forte il cuore e il braccio nel colpire. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore e il braccio nel colpire. Sorte del fascista vile traditor. Quel campo sdiesse, mi sbaglio. Ora la sua bandiera, vittoriosi al fine benissiamo. Ventolando la sua bandiera, vittoriosi. Niente, noi oggi con la nostra presenza qui non abbiamo fatto altro che riaffermare una cosa. Nonostante quello che noi abbiamo fatto nella Seconda Guerra Mondiale, come un governo che non ci appartiene e che i nostri partigiani hanno combattuto,
Roma che sono venuti, perché oggi era importante, in questo momento, in questo periodo, essere qui. E quando andremo via da qui noi potremo dire una cosa: nessuno ci ha portato via il nostro giorno della vittoria. Yeah. Questo è il punto. Sì. Bravo! Facendo l'intervista, però è molto importante quando si esce da qui non cadere in trappole. Noi, quelli che sono qui, che riposano lì, anche loro, hanno combattuto per la pace. Questa è la verità. Ed è per questo che la Costituzione qui a noi non ce l'hanno potuta scrivere gli anglo-americani. Ce la siamo scritta noi, perché i nostri partigiani hanno fatto la lotta partigiana insieme a quei bravi russi sovietici di tanti popoli, perché sono tanti, e anche che oggi stanno ricordando, l'abbiamo detto prima, e anche noi italiani lo dobbiamo sapere, in Tagikistan, Uzbekistan, Kazakistan, in altri luoghi si sta festeggiando questo giorno qui. Adesso io passerei la parola, se non le dispiace, a Tatiana, perché anche lei faccia un saluto presso i nostri caduti. Bravo Luigi! Bravo Luigi! È difficile dopo Luigi dire le cose, perché lui praticamente ha già detto tutto, quindi vorrei ringraziarvi ancora di nuovo che siete venuti oggi qui, e viva il giorno della vittoria, non dimentichiamo mai. Grazie pesante. Io ancora ringrazio tutti presenti qua, nostri coimpaesani, da tutti nazioni di ex Unione Sovietica. Italiani presenti qua, che voi ricordate, i vostri nonni, bisnonni, zii, che hanno combattuto per libertà italiana. E ricordiamoci questo, libertà italiana. Qua non parliamo di politica, parliamo di unione dei nostri popoli che hanno combattuto insieme. E quello che mi duole adesso dire, e vorrei fare attenzione a tutti gli italiani che sono presenti qua, se ci sono anche mass media, ricordiamoci questo, tutto quello che succede adesso non deve decadere sui compositori, poeti, scrittori russi, che vivevano molto prima di noi. La cultura è internazionale. Forse tutto questo, e proprio per questo, nostri amici che sono arrivati dalla Svizzera vorrebbero dire una poesia in russo, e noi cercheremo, una cosa non è preparata, e noi cercheremo di tradurla in italiano, proprio così. Vi prego di ascoltare, prego. Brava! Дорогие соотечественники, браво! Hanno combattuto insieme, spalla
con la spalla, fianco a fianco. Sapevano dove andavano, incontro alla morte andavano, ma erano pronti, prontissimi ad andare, incontrare la propria morte, perché sapevano, perché hanno scelto di morire per la propria patria, per la propria gente, per la propria famiglia, per la libertà dei popoli della terra. Bravo. Adesso, se mi permettete, due strofe di poesia russa, che sicuramente tutti i russi sovietici, tutti i nostri, tutta la nostra famiglia delle etnie, che nell'Unione Sovietica eravamo più di 130 etnie, e eravamo davvero eravamo una famiglia dei popoli. Qui è stato ripetuto talmente tante volte che siamo stati tutti uniti, e qui oggi siamo uniti insieme agli amici italiani, perché i nostri antenati hanno combattuto da fratelli con gli italiani. Se voi andate adesso a vedere le date della morte di questi ragazzi, a me mi è impressionato il fatto che su tante tombe c'è la stessa data. Ho trovato una tomba dove c'è addirittura la data del 6 maggio 45. Proviamo a immaginare la persona giovane che ha dato la propria vita senza arrivarci appena due giorni fino alla vittoria. E noi non possiamo, non dobbiamo, non possiamo dimenticare questa cosa. Urrà! 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 Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Заклинаю. Помните, детям своим расскажите о них, детям детей расскажите о них, чтоб запомнили. Помните. И adesso una brevissima traduzione, scusate, tutto improvvisato comunque. Ricordate attraverso gli anni, attraverso i secoli, portate la vostra memoria di loro. Ricordatelo, raccontatelo ai vostri figli, raccontatelo ai figli dei vostri figli. Questa memoria serve ai vivi. Ricordate. Hanno il compito molto importante. In onore della memoria gloriosa di quelli a cui noi dobbiamo la nostra vita libera, tranquilla, serena, felice, si dichiara il minuto di silenzio. Ci sono state forti emozioni,
ovviamente oggi qui e noi ne partecipiamo. Читаю стихи. Спасибо за победу тебе, дед, за нашу жизнь, за мир, за небо. Твой подвиг будет жить немало лет. Спасибо, что живу и верю. Спасибо. Grazie nonno per la tua gloriosa opera, per la vita, per il cielo pacifico, per il fatto che la tua memoria vivrà per sempre. Слава нашим героям! Все, наверное, помнят песню про гарибальдийских партизан. Кто помнит, пожалуйста, я знаю ее только на русском языке. Прощай, Лючия, крутить не надо. Белла чао, белла чао, белла чао, 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 партизан. Мы сон зрелято, эрбогато, гимназо. Partigiano, porta via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano. Seppellire la sua montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fior. E le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno. Mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Noi ora siamo verso il termine del giorno della vittoria del nostro ricordo. Mi raccomando sempre per gli italiani e per i russi. A domande trabocchetto non cascare dentro, perché noi siamo quelli che siamo qui con queste idee qui. Sfrutterebbero ogni parola. Prima Ludmilla e la compagna che ha fatto la traduzione ha parlato di arte, ha parlato di artisti. Beh, diciamo che oggi essere qui, in questo clima, in queste circostanze, posso dire che la comunità russa, mi permetto, da italiano può essere fiera, e anche gli italiani che sono stati qui con la comunità russa. Siamo qui per onorare i partigiani sovietici che hanno dato la vita anche per la nostra libertà in Italia,
come in Europa. Oggi penso che questa ricorrenza abbia un sapore e un'importanza diversa rispetto agli altri anni, perché oggi quello che sta succedendo nel mondo, quello che sta succedendo nella guerra, così porta un pensiero che sta rivedendo un revisionismo pericoloso su quello che è stata la nostra storia, su quelle che sono i morti, il sacrificio che ha dato il popolo russo e il popolo sovietico affinché noi potessimo liberarci dal giogo nazista. La stessa guerra la stanno combattendo in casa loro adesso, e quindi io dico, mai come oggi è importante il nostro sostegno il nostro sostegno e il ricordo e l'onore per queste persone che hanno dato la vita per noi e per quelli che la stanno dando nel loro paese affinché certe idee non prendano sopravvento. Viva il Partito Comunista, viva l'Unione Sovietica! Bravo. Viva! Viva! Urrà! 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 Scritto Lampi. Tutti gli anni qui c'era un'iniziativa col console russo e con Lampi. Quest'anno non c'è. Io trovo questa cosa profondamente sbagliata, perché questa è una ricorrenza che è fondativa anche della democrazia in Italia e della nostra Costituzione, e non c'è nessun motivo per il quale oggi non si ricordino i partigiani sovietici che hanno combattuto in Italia e i partigiani italiani che hanno dato la Costituzione all'Italia. Una Costituzione che dice che l'Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Questo è un elemento fondamentale che ci hanno dato i combattenti che oggi noi siamo qui a ricordare. Questi sono valori eterni che non dobbiamo dimenticare mai. La guerra non è mai una soluzione, ma è un problema ulteriore, e l'Italia deve avere questo ruolo. Questa è la nostra Costituzione e in questo momento noi dobbiamo ribadire questi valori. La questione del sacrificio di questi compagni, di questi sovietici che hanno combattuto a fianco dei partigiani italiani in migliaia, erano migliaia, che per vari motivi si sono trovati sul suolo italiano nel momento in cui è iniziato il movimento della resistenza, loro hanno combattuto a fianco e anche in maniera eroica. Noi abbiamo dei francobolli, Filatov, ci sono diversi partigiani sovietici, perché allora la Unione Sovietica era un'unica entità nella quale si sentivano tutti fratelli. Anche la dissoluzione di quello Stato nato che si è forgiato nella resistenza contro il nazifascismo è un elemento che ha prodotto instabilità. Quindi noi oggi vogliamo ricordare tutti questi caduti, raccogliere il loro messaggio, sovietici e italiani, che era un messaggio appunto di un mondo diverso e migliore. E non possiamo in questo momento, anche dove c'è una guerra, ma ce ne sono tante di guerre, e in tante guerre il ruolo del nostro paese non è quasi mai stato quello di risoluzione con mezzi pacifici delle controversie, ma purtroppo il governo italiano ha partecipato ad azioni di guerra sempre dalla parte sbagliata, io mi sento di dire, perché in realtà quando c'era Hitler eravamo dalla parte sbagliata, quando è stata bombardata Belgrado eravamo dalla parte sbagliata, quando è stata bombardata Baghdad eravamo dalla parte sbagliata, quando è stata bombardata la Libia eravamo dalla parte sbagliata, abbiamo creato instabilità, questa è la verità, perché tutti i paesi dove è intervenuta l'Italia nel dopoguerra sono paesi che hanno avuto come eredità non la democrazia, ma hanno avuto l'instabilità. Allora, il messaggio che la resistenza ci dà invece è di combattere per un mondo dove si possa risolvere, appunto, con metodi diplomatici qualunque tipo di controversia, senza guerra, ma anche senza sanzioni e senza odio e senza propaganda di guerra, perché questa è la realtà. A volte sembra di vedere nella propaganda di oggi quella che c'era al tempo del Duce, quando c'era Mussolini e c'era appunto un'unica versione dei fatti, e la gente doveva collegarsi con altre radio, Radio Londra, dove parlava magari Togliatti e dove si sentiva una voce diversa. Ancora oggi è difficile, però i valori appunto che ci danno questi partigiani non li dobbiamo mai dimenticare, dobbiamo portare avanti il loro insegnamento. Grazie perché oggi è stato qui, purtroppo anche la mancanza di una cerimonia ufficiale ha portato a tre tipi di iniziative diverse. Ce n'era una prima della nostra, c'è la nostra, nel pomeriggio ce ne sarà un'altra. Ma non è questa la cosa importante. La cosa importante è che nonostante tutto ci sono italiani, milanesi che sono venuti qui a celebrare, e donne che vengono da
l'ex Unione Sovietica, mi piace chiamarla così, che sono venute in tempi diversi anche oggi a deporre un fiore da ricordare. E ci sono altre che sarebbero volute venire ma che hanno paura. Hanno paura perché dal 2014, da quando c'è la guerra nel Donbass, purtroppo, va detto, c'è una situazione di rischio per chi non è allineato col governo di Kiev. E quindi ci sono persone che hanno paura a manifestare il loro pensiero in Italia, perché temono che possa avvenire quello che è avvenuto a Kiev. Ieri, quando 50 familiari dei militari di Azov hanno manifestato chiedendo una trattativa, è arrivata la polizia, li hanno fermati, agli uomini che erano presenti tra i 18 e i 60 anni gli hanno dato la cartolina di arruolamento forzato per andare a combattere. Questa è la democrazia che c'è a Kiev, quindi chiediamoci in questa situazione quali sono i valori che l'Italia deve propugnare, perché la democrazia deve essere dappertutto. Grazie e diciamo urrà per questi partigiani gloriosi. Urrà! 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 Nicola, commissario politico della 10ª Brigata Garibaldi Rocco in Ossola. Alla 10ª Garibaldi Rocco a un certo punto vennero aggregati dei sovietici provenienti dal Turkmenistan che erano stati arruolati più o meno a forza nella Wehrmacht, ma non era stato ritenuto opportuno farli combattere in Unione Sovietica ed erano stati mandati a combattere la guerriglia partigiana in Italia. Una volta in Italia questi si resero conto della situazione e preferirono passare con i partigiani. Vennero aggregati, almeno in parte, alla 10ª Rocco e contribuirono alla difesa della Repubblica dell'Ossola alla fine di settembre del 1944, quando poi tutti dovettero disperdersi e francamente non ricordo se loro dovettero anche loro rifugiarsi in Svizzera o se riuscirono a raggiungere la Valsesia con le formazioni della Valsesia. Questi sono partigiani che nessuno ricorda, ma sappiamo quanti hanno partecipato, quanti stranieri hanno partecipato alla resistenza in Italia e quanti italiani hanno partecipato alla resistenza in tutta Europa. Il 25 aprile ho festeggiato la data della liberazione d'Italia a Bruxelles, in Belgio, in una strada di un quartiere popolare dove una pietra d'inciampo ricorda il partigiano italiano che combatté per la resistenza belga e venne imprigionato, torturato e ucciso. Etrusco Benci, un toscano. I partigiani italiani hanno combattuto in Jugoslavia, in Grecia, in Albania, in Francia, mentre i partigiani di tutti i paesi hanno combattuto in Italia e le ultime ricerche storiche hanno acclarato che un migliaio di soldati tedeschi della Wehrmacht hanno preferito combattere con i partigiani italiani. Questa è assolutamente una sorpresa che nessuno si aspettava, anche se sapevamo che qualcuno c'era stato. Rammentare l'internazionalismo della resistenza è più che mai utile oggi, quando l'Europa sta svolgendo il ruolo deplorevole che tutti deploriamo, quando l'Europa dovrebbe fondarsi su quei valori, su quegli ideali, su quegli uomini. Grazie. Brava! Carpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sole dell'avvenir. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sole dell'avvenir. Ogni contrada è padre dei miei, ogni donna lui dona un sospir. Nella notte ci guidano le stelle, forte il cuore e braccio nel colpir. Nella notte ci guidano le stelle, forte il cuore e il braccio nel colpir. Se ci coglie la crudele sorte,
dura vendetta sarà del partigian. Ormai sicura è già la dura sorte, con fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte, del fascista vile traditor. Cessa il vento, calma la bufera, torna a casa il fiero partigian. Sventolando la rossa sua bandiera, ignorando che liberi non siamo. Sventolando la rossa sua bandiera, ignorando che liberi non siamo. Ora e sempre resistenza! Ora e sempre resistenza! Ora e sempre resistenza! Ciao papà, dovunque tu sia.